In questo video vediamo un altro e anche l'ultimo metodo per inviare notifiche di tipo push da OpenHub. Dopo aver visto nei video precedenti l'invio di notifiche su app mobile nativa e su Telegram, vediamo adesso l'invio di una notifica tramite email. Quello che ci serve è avere a disposizione un server SMTP tramite il quale poter inviare le mail da OpenHub. Come sempre andiamo a cercare la documentazione ufficiale nella sezione add-on del sito di OpenHub. Cerchiamo il nostro mail binding e vediamo che ci permette di gestire due tipi di thing: l'SMTP server che ci permette l'invio delle mail e l'IMAP server e il POP3 server che ci permettono la ricezione delle mail. Nel nostro caso andiamo a vedere l'SMTP server che sarà utilizzato tramite rule, utilizzando le funzioni che vengono messe a disposizione send mail e send HTML mail. Quindi noi andremo a modificare la nostra rule che abbiamo già creato per inviare le notifiche nelle altre modalità e aggiungeremo l'invio di una mail utilizzando questa funzione. Quindi la prima cosa da fare è andare a installare il binding di OpenHub. Lo andiamo a cercare. Ah no, io ce l'ho già installato. Ok, tanto il processo di installazione sarebbe sempre lo stesso. Si va sul più, lo si cerca, adesso non appare e lo si installa. Ok, fatto questo, andiamo nella nostra sezione di impostazioni e andiamo a crearci la nostra thing. Quindi creiamo una nuova thing di tipo mail, di tipo SMTP server. Lasciamo tutto di default come identificativo e label, mettiamo advanced. Nel sender possiamo mettere il nostro indirizzo, che sarebbe il mittente. Il server host name andiamo a mettere quello di Gmail, fate copia e incolla da un notepad. La porta mettiamo 465 per l'SSL TLS come protocollo di sicurezza, username, mettiamo il nostro indirizzo email di Gmail e la password che usiamo per la posta. Creiamo l'oggetto. A questo punto abbiamo il nostro SMTP server configurato. Io mi copio il suo ID e me lo incollo su Notepad che può sempre servire. Controlliamo solo che sia tutto a posto. Non dovrebbe aver nessun canale, perfetto, perché si usa dalle rule e ce lo dà online, quindi evidentemente riesce a raggiungerlo. A questo punto andiamo sulla nostra rule. Allora, riabilitiamo la nostra allarme gas notifica che l'avevo disabilitata perché tanto era solo per test e vado ad aggiungere una action di tipo script. Qui vado a vedere sulla documentazione cosa mi dice di fare. Ok, copiamo questo codice, lo incolliamo qui. Quello che dobbiamo cambiare è l'ID della nostra thing che abbiamo creato prima e poi mettiamo il destinatario, ci mettiamo noi stessi, allarme gas come oggetto e come contenuto mettiamo attenzione. Casa tua sta per esplodere. Salviamo. Torniamo indietro. Ok, a questo punto dobbiamo testarlo. Per testarlo mi sono aperto il tab della mia mail, che al momento è tutta vuota, e dobbiamo andare a settare lo switch, a fare il passaggio dello switch allarme gas da off a on. E lo facciamo tramite sitemap. Dovremmo avere a disposizione ancora la sitemap che abbiamo usato l'altra volta. Ok, riportiamo su off. Adesso volevo mettere, vediamo se riesco a mettere. E ok, perfetto, così vediamo in tempo reale se funziona. Quindi adesso clicco qui. Boh, sembra che non abbia funzionato, quindi andiamo a vedere i log. Mi apro un attimino la console del Raspberry. Eccola qua. La ringrandisco. Vado a vedere sui log.
Vado nella cartella dei log, faccio un tail di openhub.log e infatti c'è un java lang no such method error, c'è un errore durante, però allora il binding ha funzionato perché ha provato a mandare la mail, però per qualche motivo non c'è riuscito, c'è proprio un errore java. Quindi niente, adesso indago un attimino, vedo se trovo la soluzione e poi vediamo. Ho fatto un po' di ricerche su internet e ho trovato che effettivamente sembra esserci un bug relativo proprio all'invio delle mail tramite l'email binding nelle ultime release. Io sono sempre aggiornato con lo snapshot, quindi il rischio è proprio questo, che ci sono delle versioni non testate del software che hanno magari più funzionalità che però sono meno testate, da usare proprio solo in ambiente di test. In questo caso ho beccato il bacco di questo problema della mail. Leggendo bene in questo thread sembra che il bacco sia stato risolto in un commit sul repository GitHub fatto 23 ore fa, quindi molto molto recente. A questo punto probabilmente se aggiorno la mia versione snapshot all'ultimissima, normalmente sono giornaliere, potrei trovare la correzione. Per far questo posso andare anche a vedere il sito dove ci sono tutte le build in tempo reale, che è c.openhub.org. Qui ci sono tutte le build fatte in continuous integration che fanno riferimento al GitHub ufficiale di OpenHub. Quindi il nostro caso è l'OpenHub Core che è stato toccato. Vedo che l'ultima build è stata fatta 17 ore fa, quindi probabilmente contiene la patch. Per essere sicuri andiamo a vedere proprio il progetto. Ci dice che appunto l'ultima build, la 733 di 17 ore fa. Andiamo a vedere i dettagli, cambiamenti, eccolo qua. Quindi probabilmente facendo un veloce aggiornamento sul Raspberry del sistema OpenHub dovremmo risolvere il problema. A questo punto vado a farlo e rifaremo poi subito una prova. Ecco, l'aggiornamento è in corso, visto che mi ha scaricato un aggiornamento di OpenHub, quindi probabilmente dopo questo aggiornamento il binding funzionerà. Adesso aspettiamo che si completi. Ok, siamo arrivati alla fine dell'aggiornamento, facciamo un restart di OpenHub giusto per sicurezza. Ok, rieccoci tornati sulla nostra sitemap, aggiorniamo, abbiamo la mail di qua, riproviamo, quindi mettiamo su off. E mettiamo su on. Ancora nulla, ci sarà ancora qualche errore. Andiamo a vedere sui log. Sì, effettivamente c'è un errore di autenticazione. Questo perché l'SMTP di Google necessita dell'autenticazione a due fattori. Però dovrebbe esserci un modo, inserendo una password diversa dalla password dell'account, per poter avere l'accesso dalle applicazioni che non possono gestire l'autenticazione a due fattori. Quindi proviamo a fare tutti i passaggi. Andiamo sul nostro account Google, andiamo su sicurezza, facciamo password per le app. Ok, creiamone una nuova, mettiamo altro, scriviamo OpenHub 3, ce la facciamo generare. Ok, quindi con questa password che adesso mi copio e mi incollo su Notepad, possiamo accedere. Quindi facciamo subito la prova. Torniamo sul nostro OpenHub, aumento un attimo. Allora, andiamo sulla nostra Things. Quindi al posto della password standard ci mettiamo questa. Salviamo. Andiamo sulla nostra sitemap. Ok, c'è l'avviso di sicurezza perché ho creato la nuova password. Cancelliamo. E riproviamo per l'ennesima volta. Via. Eccolo che è arrivato. Perfetto. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Non è stato facile, ma le mail adesso funzionano. Eventualmente, se qualcuno avesse la possibilità di usare un SMTP diverso, ad esempio quello di Aruba, credo che non ci sia bisogno di fare tutto questo giro di sicurezza. Però comunque una volta fatto, in teoria funziona. Direi che con questo video concludo i test sulle varie modalità di notifica e adesso inizio finalmente a pensare alla migrazione vera e propria del mio OpenHub 2.5 all'OpenHub 3. Non ovviamente in versione snapshot, adesso devo valutare se usare la versione stable che rimane molto più indietro come aggiornamenti o la versione milestone che è una via di mezza tra la stable e la snapshot.
dovrebbe essere un minimo più sicura e avere qualche aggiornamento in più della stable.